Durante il pellegrinaggio anche in altri luoghi ho incoraggiato le autorità interessate a proseguire gli sforzi per stemperare le tensioni nell'area medio orientale, soprattutto nella martoriata Siria, come pure a continuare nella ricerca di un'equa soluzione al conflitto israeliano-palestinese. E per questo ho invitato il Presidente di Israele e il Presidente della Palestina, uomini ambedue di pace e artefice di pace, a venire in Vaticano a pregare insieme con me per la pace. E per favore chiedo a voi di non lasciarci soli. Voi pregate, pregate tanto perché il Signore ci dia la pace, ci dia la pace in quella terra benedetta. Conto sulle vostre preghiere, forte, pregate in questi tempi, pregate tanto perché venga la pace.